E se... Mamma, otto mogandre, fammi lisciare. C'è un'euforia in questa base che non finisce mai, non ti capisci niente. Avanti, hai cagato dei miculis. Bruzzato lo culo. Tantissima ironia fa da sfondo alla settimana dell'orgoglio spiaggista la singolare manifestazione organizzata da un altrettanto singolare movimento nato a minori. L'autunno poi passerà, ma io non potrò, lo sai, scordarmi di te. Concerto con tutte le cover degli Squallor sarà l'evento clou della manifestazione, che ha l'obiettivo di diffondere un modo spensierato e scanzonato di affrontare la quotidianità e di vivere il territorio. Far rivivere la musica degli Squallor, una cover band formata da sei elementi che si esibirà sabato sera alle 9.30 in via Giovanni XXIII Minori. Cubilate che stasera! Ma si è venuto in faccia con sti zizze per arrivare all'autotropo! Che è successo, mai? E ora non si carmela, figlia di rovincia zia, pega bene a fondo! I sono gocchio forte! Io do a te sicuro perché i sono gocchio forte! Non so come un mototonne guagliarella! Buone mie dia! Ma tengo più forte perché lo songo! E perché lo! Perché io non songo nufina! Songo totonna! Questa è Radio Caserta Web. Radio Caserta Web Music, dance mixed by DJ Frank. Io non la voglio bere a quella là, e la non può far bene a me. Senti questa musica che ha fatto Quagliarella, senti. Io non la voglio bene che la sa anche che la canteremo, ecco ma combinate questa sera. E sto guaiata, ma io devo risolvere, perché con lo dubbio del mio onore ce la già metto il culo. Vedi, ecco come sento buone questa sera. Ha già bevuto un poco, ma mi sento molto forte e molto bene, perché dentro al cuore mio c'è umanità e a bocca da Waller a Limpapà. Vieni a tenne con me, adaggia a favore umare, mon, umare in merda, chi ne scorpere cozza malandata, che stanno morendo perché c'è la speculazione.
E a me me lo dice la speculazione, a me me passano anche voi, cazzo! I sono forti, i sono belli, uguali mio Dio! E come mi sento buono stasera? Non sono triste, sono gallera! Dammi la tua bicchiere, mi deve uscire! Non tengo sorte, è bene, dopo arrivare, uguali mio Dio, per un bicchiere di vino! E che scusa è questo? Ma non ti rifiuto una amica, un bicchiere di vino. Un giorno io ti potessi pavate a tutto sto bar. La triga! Ed ora alcuni comunicati commerciali. Mettetevi un dito in culo e la vita vi sorriderà. Ecco, è lui che suona in questo momento il tamburello. La tazza di caffè non va bevuta, ma anche senza mani, con una mano monca, riesce a fare alcuni esercizi. Scarpe ortopediche, velo. Si butta per terra, rantola. Qualche volta apre la bocca. Comprate il Vaticano. Il padrone gli dà una zolletta di zucchero e lui ringrazia scodinzolando. Carne sultana, la carne della puttana. La nave posacazzi al largo dell'Adriatico non porta segni di crociera, fare attenzione. Com'era bella la mia Italia vista dall'alto. Tornavo dalla regione straniera dove avevo passato 40 anni della mia vita, tra scoppettie, palle e palloncelli. Dall'alto dell'aereo scelsi un pezzo di terra nell'aria magnifica del Mediterraneo, Lampedusa. E lì, come una cosa fallica, scelsi il mio ristorante, un ristorante tipo Nouvelle Cuisine, molto carino, con dei prezzi esagerati e mangiare discreto. Fondai tutto sull'insalata e il vino e la natura e il mare che ci circondava. Avevamo un dirimpettaio un po' astioso, ma non ci dava fastidio. Un missile prima dei pasti. Servivo a tavola dei miei clienti rinomati un uccellino al bue soffocato nel mirre, con contorno di patatine saltate che arrivavano direttamente dalla cucina. Una cacciagione che non c'era e non la servivamo, ma era gli misi nome, non so se gli misi o si fu messo un nome, si chiamava Capitone, bello nella sua specie, un po' di sguattamento sui fianchi, un po' di cellulite, l'unico caso dei pesci, curato con una crema schifosa pubblicizzata da Calasenc. E i menù andavano e venivano come dei pazzi, me li inventavo al momento. Il nostro cibo preferito era risotto alla forfora e la prostata al forno, due piatti tipici. Questa è Radio Caserta Web.
Radio Caserta Web Music Dance Mixed by DJ Frank. Non c'era da discutere, perché era sempre salatissimo, perché vicino al mare, e il mare porta salsedine. Ma un brutto giorno ci capitò un'avventura terrificante. La contessa Baratti Boffa Cardini Cioffa trovò nel centrillo uno scarafone che ci portava il giornale Il Corriere della Sera. Lei imbarazzata se ne andò e dette uno schiaffo a Filippo. Costui si dimise e con lui mi dimisi anch'io. Preso un volo dell'Ati a Z45, sembrava un dentifricio, me ne tornai nella legione straniera. E così chi ha avuto avuto, chi ha dato dato, scordamme ciò passato. Siamo italiani, ma l'anima di chi è morto. E tieni, mi rovina Davide. Il cuore, il cuore, il cuore. Forse solo il cuore. C'ho un buco nei polmoni, sembra un pozzo di petrolio. Uscisti il petrolio, catarro, non po' di sangue dentro, mischiato con i vermi, e che ciò è andata male anche la cambiale di 135 lire che avevo fatto al tabaccaio per un pacchetto di esportazioni, e mi è ritornato indietro dal notaio con 8.000 lire di spese. Ma non è possibile, non è possibile. I figli, il più grande, sergente colonnello, l'hanno stempiato e l'hanno mandato a Bulganin, fatto un nuovo raggruppamento, non lo so. Vedi un po' anche, mamma mia, le tonsille poi mi fanno un male terribile. Sono andato a farmi un panino, ho mangiato pane e tonsille. Non avevi i soldi nemmeno per comprare un Würstel. Mamma mia, che tutto negativo, tutto negativo. Senti questo con la mandolinata, che io ho certi nervi che mi sono grattati in testa e mi è venuto un'unghia per incarnata. Ma quale incarnata? Fosse incarnata. Incarnina. Ma io andrei a vendere questo negozio qua, è pure chiuso, vedi un po' la sorte. C'è niente, oggi è lo sciopero dei negozi, non mai sentiti una serrata dei negozi. E dove dormo stanotte? Già ieri sera ho dormito sotto un treno in movimento. Mi sono fatto Milano-Bari e Bari-Taranto, e sulla Taranto-Bari quello che mi suonava nell'orecchio, ho incontrato un Ippi, non so come si chiama, che suonava attaccato a me una canzone di Venditti, non ce la facevo più. Mamma mia, è tutto negativo, tutto negativo. Quando mi sono sposato è lì che è cominciata la scarogna. Mi sono sposato con una vedova di 8 mariti, ne aveva sotterrate 8 e l'ultimo aveva un debito di 135.000 lire con la banca a fianco. Non è possibile, io sono nato proprio male. Quello abitava sopra la banca dove era debitore. Si è mai visto una cosa del genere? Il notaio ormai dormiva a casa, aspettando che si risolveva in qualche maniera. Aveva fatto studi e casa a casa e non si muoveva di lì. Ma io me ne vado adesso, me ne vado. E dove vado? Ah, senti qui che è successo, è cascato tutti qua la gamba, la protesi. Oh, God.
ricoverare un'altra volta. Senti qui come cammina, che rumore che fa.